La FEDAPA di Nuoro, ieri nel corso del convegno Percorsi di Donne, ha premiato 8 donne che si sono distinte nel mondo del lavoro. La FEDAPA è impegnata da tanto tempo, anzi la sua mission, per così dire, quello di evidenziare quanto fanno le donne nella società moderna. Sì, siamo d'accordo con lei, la FEDAPA ha questo compito proprio di sostenere le donne nel loro percorso, nel loro cammino, dunque questo diciamo, incontro di stasera è proprio centrato su quello che è la problematica della FEDAPA. Purtroppo c'è da dire che le donne sì in apparenza stanno facendo tanti percorsi, si stanno diciamo, impegnando in tutto il mondo del lavoro, però la nostra società è ancora una società che non risponde alle esigenze delle donne e soprattutto è una società che ancora non accetta il ruolo della donna in una forma paritaria. Noi abbiamo lottato e stiamo lottando ancora per la doppia preferenza di genere e non siamo per niente rappresentate al governo della regione Sardegna, siamo in un numero esiguo, cerchiamo di impegnarci in tutti i campi, però non siamo accettate con le leggi dovute al ruolo che ricoprono le donne in tutti i settori. Siamo le prime a piangere della situazione economica che tracolla, perché le prime a perdere il lavoro, le prime a dover sobbarcarsi i problemi della famiglia, affrontando a volte le situazioni familiari che non l'aiutano né nel lavoro e nell'affrontare i problemi della società. E oltre a questo abbiamo anche tutto un atteggiamento della società, diciamo, abbastanza contrario alle donne o violento a volte nei confronti delle donne, e ci meraviglia che sia proprio una società chiamata civile come quella sarda o italiana ad avere una percentuale così elevata di delitti nei confronti delle donne, e allora ci sono ancora tanti percorsi da fare.